Cosa si sente di dire Riccardo Giannini al momento di entrare tra i ranghi tecnici di questo Lunezia neopromosso in Serie B, come dice di questo Alfonso Pascucci, allenatore navigatissimo in più di una categoria e appunto protagonista di questa salita nella serie superiore da parte delle Lunese? Un'ottima opportunità per me di crescita come nella professione di allenatore. Fortunatamente ho già avuto esperienza in passato con Alfonso, in quanto abbiamo allenato insieme la squadra maschile di Ceparana. Quest'anno ci aspetta una bella sfida insieme anche a Gianluca Secco e a tutto lo staff della società Lunezia, che ci vede affrontare un campionato di Serie B nazionale, un campionato molto impegnativo. Stiamo già, diciamo, lavorando insieme, ogni tanto facciamo qualche allenamento un po' per mantenere attivo lo stato fisico e tecnico delle ragazze, e anche un po' perché stiamo progressivamente dando forma a quella che sarà la squadra del prossimo anno. Nicolò Caselli, che cosa ha portato un tecnico che arriva da 11 anni 11 di Val di Magra a questo nuovo Lido, a questa nuova esperienza? Sì, inizia questa nuova esperienza in questa società molto ambiziosa. Mi ha convinto il progetto di mettere al centro le giovani, perché in tutti i campionati, partendo dalla B2 sino ad arrivare a tutti i campionati giovanili, questa è una società ambiziosa che quest'anno si è strutturata in maniera ottimale. Io mi occuperò nello specifico della Serie D e dell'Under 18, che poi praticamente è lo stesso gruppo, e dell'Under 16 come responsabile del settore giovanile. E infine la Serie D sarà un'occasione importante per tutte le Under per farsi le ossa e per giocare partite importanti.